Benvenuti! Dopo questa intro spumeggiante e scoppiettante, benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Sono su una batteria. Come state? Spero bene. Qui in Sicula, in Siculanza, in Sicili, si schiatta dal caldo, anche se in questi giorni stiamo avendo un po' di riposo mentale, perché fino a qualche giorno fa c'erano 500 gradi centigradi. Ma comunque, bando alle ciance, svuota la spesa, Eurospin. A vedere prima i prodotti che vanno dritti in surgelatore, così ripetete appresso a me, non interrompiamo la catena del freddante, dell'ingoccante. Allora, ho preso i broccoli a rosette, questi ve li ho fatti vedere tante volte, sono dei broccoli coltivati in Italia, una confezione da 600 grammi e sono tutti made in Italy, sia i broccolanti e anche gli operaranti che lavorano in questa aziendante, quindi tutto made in Italy. Li preparo sia all'insalata, oppure preparo il riso, oppure preparo la pasta, oppure in semplicità olio, aglio e peperoncino e ce li schiattate nella padellante, li fate soffriggere un pochino, buonissimi, semplici e economici. Poi ho preso, sempre per quanto riguarda le verdure e ortaggi in proporzione variabile che vanno dritti in surgelatore, ho preso il cavolfiore a rosette, anche in questo caso sempre made in Italy il prodotto, made in Italy l'azienda, e sempre in questo caso li preparo con il riso, oppure con la pasta, o con la pasta ammiscata, oppure semplicemente li faccio in forno quando torneremo ai gradi normali, perché con questi gradi di forno ardente non è possibile, oppure semplicemente aglio e peperoncino, anche questi qua chucked, li schiattate dentro, potete aggiungere anche delle olive nere, leccino, e quando diventano tiepidi un po' di parmigiano, oppure un po' di pecorino anche a pezzettini, mamma mia, va regriato, fate un contorno da leccarsi i baffi. Parola di Meli Made in Sud. Mi raccomando, restate super sintonizzati perché vi sto preparando la famosissima ricetta dei fagiolanti, dei fagiolini. Ve l'ho promessa tanto tanto tempo fa, ma per una cosa e per un'altra questi fagiolanti non sono usciti. Allora, adesso vi faccio vedere questi surgelati, ma io li ho presi freschi perché i fagiolini devono avere una giusta grandezza, perché devono essere quelli piccolini e sottili, quelli sono buoni, chi li pezzi fagioland rosso rosso, chi li pezzi bussiun, no, sono brutti, non sanno niente, tutto resta, anche la consistenza, i filamenti, no, 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 devono essere i fagiolini proprio quelli buoni, piccolini e sottili. Comunque, tutto sta a capo chiacchiere, per dire che sempre verdure e ortaggi surgelati, una piccola quantità deve esserci sempre in scorta, perché sono cose che non devono mai mancare, anche in questo caso. Abbiamo dei prodotti coltivati in Italia, sia per quanto riguarda il prodotto in sé che troviamo all'interno, quindi i fagiolini in questo caso, ma anche per quanto riguarda l'azienda surgelatore. Sempre in tema surgelatori, ho preso della linea Moessere senza glutine 6 biscotti gelato alla vaniglia senza lattosio con la certificazione del cacao. E voi direte, Melania, perché prendi questi prodotti senza glutine? Perché io sono la regina dell'Eurospin e quindi io devo provare, mi devo sacrificare per il bene della nazione italiana, perché io li provo e vi dico se mi piace o non mi piacciono, e ho detto tutto, se no queste povere persone che non mangiano il glutine, allora pulisci melani, io non so se è buono o non è buono, io mi devo sacrificare per il bene della nazione. Guardate un po' che cosa fa la famiglia Meli Made in Sud, si sacrifica per voi. Comunque questi qui non mi ricordo se già li ho provati o no, non lo so, comunque vi faccio sapere nel video dei prodotti finiti. Ed ho ripreso anche, aspettate, questi, ve li ho fatti vedere nello scorso video, sono una novità, i simil bomboniera, ecco, per intenderci, sono buonissimi. Stamattina quando sono andata da Eurospin era sola in disparte quest'unica confezione, peraltro scontata, e ho detto no, povere bomboniere, venite a casa con me a festeggiare, sono buonissime. In più, come vi ho fatto vedere su Instagram, a proposito, su Instagram mi trovate con link Meli Made in Sud, si apre qui
Modi de solo. Vedete? E ogni gusto, sono tre gusti, vengono presentate con la carta. Vale a dire che ogni piccola bomboniera è incartata. Guardate qua che sciccheria! Guardate qui! E guai a chi parla male dell'Eurospin perché vi taglia a capo. Ecco qui. A proposito, per chi non lo sapesse, per tutte le sicule e le siculanze e anche i siculini, perché c'è anche qualche siculino, purtroppo la Coppa e l'Ipercoppa verrà bandita dalla siculanza. Quindi non ci sarà più né la Coppa né l'Ipercoppa. Quindi si avvicia la cittadinanza siculante. Se amate determinati prodotti che trovate da Coop o Ipercoop, magari che so della linea Vivi Verde Coop, approfittate adesso, vi prendete un po' quello che vi dovete prendere, che magari volete, ecco, magari volete fare un po' di scorta, perché tra un po' Ipercoop ci saluterà. Non so chi tornerà, chi arriverà, pesce fritto e baccalà, ma una sola verità si saprà, che Ipercoop se ne andrà. Poi io nel mentre stacco e sistemo, ho preso le polpe di frutta, questa volta ho preso solo mela e banana, sono buone 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 buone, soprattutto in questo periodo di calura li metto nella parte superiore del frigorifero, che è la parte più fredda, e li consumo come se fossero a mo' di gelato, cioè non è che consumi questi polpe di frutta, una volta ogni tanto così per i pancio. Poi li mangio anche Giulio, perché ne va letteralmente ghiottante. È un ghiottante di fruttanzi. Poi ho preso lo yogurt intero alla fragola costui mi attacca le lingue, con confetti al cioccolato. Di questi già ve ne ho parlato, ho fatto una bella specifica in qualche video. Quindi che non serve che ogni BFF dica se è basta la solita di te, perché sennò si ammoscia e noi diciamocela tutta. Già siamo ammosciati, ci deve ammosciare anche Marilyn's nel caso. Poi ho preso il cremoso extra, yogurt bianco con anelli di cereali al cioccolato. Questi sono buoni, li ho provati già in passato. Signor Eurospin, per cortesia, come ha messo il latte italiano al 100%? Per quanto riguarda la versione amo essere biologico, this is, faccia per cortesia anche il cremoso extra yogurt bianco con anelli di cereali al cioccolato, pascoli italiani, per cortesia. Ascoltate anche quest'altra richiesta, e voi che siete i clienti, anche voi clienti di Eurospin, scrivetelo sotto, così più lo scrivete e più arriva all'orecchio del signor Eurospin. Mi raccomando, signor Eurospin, per piacere, visto che è un made in Italy, mettete il latte e i prodotti italiani, così sosteniamo le mucanti italiane, i contadini italiani e le cioccolaterie italiane. Con questo ho detto tutto. Poi, restando in tema di latte, ho ripreso due confezioni di Amo Essere Biologico, pascoli italiani, latte intero biologico. Questo è buonissimo, ma proprio buono, 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 buono. Quindi, se lo trovate, prendetelo. Il latte di montagna non lo trovo più. Si vede che le montagne si sono squagliate. C'è una moria delle montagne, delle vacche della montagna. E quindi abbiamo un altro latte, sempre che arriverà dalle montagne o dalle altre montagnelle, dalle colline. Ma comunque, le vacche delle montagne si sono fatte un poco vacche secche, perché c'è un poco una crisi universale. Poca giubilia di più. Ah, in tema latte e formaggi, ho preso la ricotta salata della linea Pascoli Italiani. Allora, questa qui, Arso, questa viene da Randazzo, peraltro è una zona che conosciamo molto bene, perché noi siamo nell'ambito dei caseari. È molto buona, questa è la linea Pascoli Italiani, al chilo siamo sui 6,39, quindi buonissima, se la trovate prendetela, perché le ricotte salate servono. Quando la vita è un poco troppo dolciastra, troppo amara, prendete un po' di ricotta salata, zicchiti zicchiti zicchiti, sulle melanzane, fritte rigorosamente, e vi faccio vedere come tutto sarà più bello.
Poi ho preso sempre della Pascoli Italiani la Seago Fresco DOP, formaggio DOP, denominazione di origine protetta, consorzio tutela formaggio Asiago, autorizzazione, trovate il numero con diciamo il come soffro, o numero 12/20 con la matricolante, eccolo qua. Se non l'avete mai provato, provatelo perché è buonissimo. Verità. Eccolo qua. Questo al chilo viene 7,29. Squisito. State a sentire a me. Poi, sempre in tema di formaggi, ho preso, questo ve l'ho fatto vedere in diversi video fa quando è uscito, dell'azienda Ragusa Latte, grattugiato caciocavallo Ibleo. Ibleo. Upazione. Scrivi da sotto, sì, ma l'accento va qua, l'accento va là, perché allora sono 100 grammi, origine del latte Italia, e anch'essa è un'azienda ragusana, buono, 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 è buonissimo, state a sentire, a me rimane in sud, se lo trovate, accattatelo, aspettate, metto in frigo. Non mi ricordo se ve l'ho già fatto vedere oppure no. Comunque di latte intero biologico ne ho prese due confezioni, ma che già l'ho già fatto vedere, ma a capo. Poi ho preso delle Agnamo Estere senza glutine, le Madeleine con farina di riso. Appena sono uscite, ve le ho immediatamente mostrate e nei video successivi ve le ho anche recensite. Sono la fine del mondo, ma proprio buone, buone, buone. Le ho provate gli ultimi marchi. In riferimento alla linea senza glutine, le migliori in assoluto sono queste della linea Amo Essere senza glutine di Eurospin. Sono le più buone. Ho provato anche quelle della linea Scotti senza glutine, quelle di Sarchio, quelle di. Oh mamma mia, non mi viene il termine. Comunque, quando andrò per i supermercati in Adavoto, vi faccio vedere. Queste sono le migliori in assoluto perché tutte le Madeleine che ho provato, un po' come i plum cake della linea senza glutine, hanno questo retrogusto leggermente di bicarbonato. Tendono anche leggermente ad essere salate, dato dal bicarbonato. Queste sono la fine del mondo. Inoltre, un altro plus in più di queste Madeleine è che sono belle grandi e sono imbustate in monoporzione. Ma che volete di più? Un lucano? Adesso ve le faccio vedere. Ok, quindi sono belle grandi. Le faccio vedere con la mano. Ok, quindi sono belle grandi. E sono imbustate, che so, magari se le volete portare in ufficio o al lavoro, oppure semplicemente le volete portare con voi e prendete il caffè, che so, con la macchinetta, non lo so, o semplicemente a casa. Sono buonissime sia da accompagnare al caffè o al cappuccino o a tè e infusi, sia caldi che freddi. Ho ripreso i miei amatissimi frollini integrali con cioccolato con farina integrale. Questi sono buonissimi. Ve li ho fatti vedere un po' di tempo fa appena sono usciti. Sono veramente la fine del mondo. Buoni, 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 buoni. Sia all'interno del caffè amaro, nel cappuccino, oppure da accompagnare a qualche tisano infuso, magari a base di cacao, insomma, buoni, 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 buoni. Se non l'avete mai provati, provateli da Eurospin perché sono deliziosi. Poi Silvano ha detto: Melania, perché non prendiamo queste brioche per gelato, prodotto dolciario da forno? Queste arrivano da Catania, Piedimonte Etneo. Aspetta, aspetta, questa azienda non mi è nuova. Via Borgo 107. Ah. Comunque abbiamo preso queste briochanti, ne abbiamo prese 4. Come si mangiano le briochanti? Le brioche, certo, quelle fatte in casa oppure in pasticceria, sono tutta un'altra cosa, però devo dire che queste sono buone perché tutti gli anni le prendiamo. Come si mangiano? O con il gelato o con le granite. Poi ho preso le focacce con olio extravergine d'oliva all'8,7%.
Queste qui le prendevo in passato, non sempre, però in passato le prendevo. Sono buone sia da mangiare in sostituzione del pane, una tantum, ovviamente, o che so, se volete preparare degli aperitivi, magari non avete il tempo di preparare una focaccia in casa e potete creare un bel vassoio con gli aperitivi. E perché no utilizzare queste focaccine, poi magari che so, la ciotolina con le olive, la ciotolina con i pomodori sott'olio, vari contorni, varie verdure, qualche salume, latticini, tè, me, caffè, mille foglie, mille piedi! Poi sono uscite da Eurospin delle novità di Altamura, arrivano direttamente da Altamura in tavola, 1989 crostini tozzapane. Ingredienti abbiamo la semola rimacinata di grano duro, olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, lievito, sale e origano. Queste arrivano proprio da Altamura. Wow! Allora, sono questi crostini, devono essere squisiti, e io li ho presi proprio per creare un... Come si dice? Per creare un antipasto, così. Hanno bene anche nelle vellutate, nelle zuppe, però mo con questo cavolo ci metti ma fai i vellutati, i zuppe, no. Anche delle zuppe fredde. Però io le ho presi per realizzare una bella insalata di pomodoro e mozzarella, magari con i bocconcini di mozzarella, prima di servire una bella dadolata di crostini, rucola e scaglie di grana e voi fate una cena o un pranzo da re. Squisitissimi. Sicuramente saranno squisitissimi. E poi ho preso le bruschette, sempre di Altamura, di questa linea, di questa azienda, ve la faccio vedere. Allora, dimenticavo, i crostini sono 150 grammi, le bruschette di Altamura sono 250 grammi. All'interno abbiamo la semola rimacinata di grano duro, olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, lievito, sale, origano e basta. Faccio vedere l'indirizzo. E queste sono delle bruschette, anch'esse da consumare con, io penso subito immediatamente all'insalata di pomodori, ma ecco, si può abbinare la bruschetta a tante cose, ad esempio una bella insalata di pesce, quindi un'insalata di mare, oppure il polpo con le patate, oppure delle seppioline fatte all'insalata, insomma, sia con la carne, col pesce, con i crostacei, con una bella tartare di pesce, oppure con del salmone affumicato, magari lo potete mettere sopra del Philadelphia e della rucola e una grattata di limone. Insomma, si possono consumare in tantissimi modi, oppure il modo più semplice, togliete l'etichetta, aprite, ciucc, e mangiate. Scusate, per deformazione professionale, io, Silvano e Giuliante ci siamo sacrificati per assaggiare i crostini. Buonissimi, 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 buonissimi. Dimenticavo, li potete anche accompagnare con una bella stracciatella. Questa l'ho provata l'altra volta. Mi è piaciuta moltissimo e quindi ho preso due confezioni. Dicevo, mi raccomando, appena tornate a casa mettete la stracciatella in frigorifero, ma tutti i prodotti che vanno in frigo andate a riporli immediatamente e possibilmente quando andate a fare la spesa portate con voi, avete presente quelle buste plastificate dove all'interno vanno quei ghiaccioli blu, ora hanno un termine specifico, in questo momento non mi ricordo. Hanno un termine specifico, i rifrigeratori del freddo, rifrigeratori, refrigeratori del freddo, insomma, quelli cosi blu vanno rin da che lì busto particolare, così non si deteriora la stracciatella. Mi raccomando, perché altrimenti poi cambia il sapore, ok? Sono il ma come l'ha detto buon refrigeratore, ecco, no, perché l'ha detto buono prima e ho detto tutto. Questi qui, per intenderci, quelli che si ripongono all'interno del congelatore. E poi li andate a mettere all'interno di queste buste. Vedete? Queste buste qui.
questa è di Sisa, ma li fanno un pochino tutti i supermercati. E quindi quando voi andate a fare la spesa vi portate questa busta con il refrigeratore all'interno e andate a mettere, che so, i surgelati, i prodotti da frigo, insomma quello che c'entra all'interno. Questa è bella grande, vedete? Quindi ascoltate, me li mettete in su. Diciamo che questo metodo andrebbe utilizzato sempre, autunno, inverno, primavera, estate. Ma soprattutto durante il periodo estivo, mi raccomando, utilizzate queste buste, perché bisogna fare molta molta attenzione, soprattutto con determinati alimenti, perché ricordate, un prodotto surgelato o congelato, nel momento in cui perde la sua temperatura e cambia stato, cioè da surgelato a congelato, diventa un prodotto a temperatura ambiente, ok, cambia la gradazione di temperatura, non va più messo all'interno del surgelatore o del congelatore, ok? Quindi abbiate la premura, io ve lo dico come se fossi, che so, una zia, una mamma, una sorella, una cognata, una nonna, una suocera, ma una suocera buona però, e quindi utilizzatele. Il capitolo Piero Angela. Continuiamo con la spesa. Allora, ho preso il Sangiovese Rubicone IGT nei flacconcini, nei bricchetti piccolini, perché quando devo, che so, marinare il pollo, la carne, o mi serve semplicemente una piccola quantità di vino, preferisco acquistare il bricchetto. Bricchetto. Quante volte ho detto bricchetto? Sempre in tema di vini e di alcols, ho preso in super offerta il Grande Sœur Corte della Rocca, il vino spumante dolce. Questo qui. E voi direte, ma perché? Perché lo spumante dolce si può bere ogni tanto quando... Una da una cosa solo... Ah, non sta scritto. Quando vi volete un poco spumeggiare, spumandare, vi volete un poco... un pochino di bollicine ogni tanto non va male, mi raccomando, regolazione e regolamentatevi, rigorosamente freddo, però questo lo conservo perché lo voglio freddare, capite a me. Sempre in tema di alcolante, ho preso questa birra aromatizzata alla tequila. Non siamo ubriaconi, mi raccomando, io sto scherzando. Mi raccomando, gli alcolici, poco, ogni tanto, va bene? Comunque abbiamo preso questo drink super cold, strong, come soffro, chissà com'è, 33 cl, birra aromatizzata alla tequila, questa qua, cara, si è fatto scuro, aspettate un minuto. No, perché io scherzo, però purtroppo non tutte le persone sanno scherzare e non tutti capiscono quando uno sta scherzando, quindi è meglio precisarlo come soffro. Comunque andiamo avanti, andiamo oltre. Olio di semi di girasole, questo qui, l'olio di semi di girasole non deve mancare nelle dispense, perché quando si deve friggere, io amo l'olio di girasole, non mi piace l'olio d'oliva, mi dispiace chef Cannavacciante o craccante, mi dispiace, io vi devo contraddire, perché a me friggere nell'olio d'oliva non mi piace, oh, lo devo dire, mi volete condannare, condannatemi, ma a me non piace, o fritto è pesante, sì, però deve essere sommerso, picchi di pacchi, sì, ma sempre non mi piace, perché il sentore resta. E con questo ho detto tutto, ognuno frigge dove vuole friggere, io friggo nell'olio di girasolante. Poi ho preso due confezioni di basilico senza aglio, ideale per pasta. Questi li ho presi semplicemente perché devo fare delle video ricette, quindi mi sfastidiavo e mi metterò a fare non so che pesteri da casa, e ho cattato questi qua. Quello, il pesto più buono che trovate da Eurospins non è questo, sempre secondo il mio gusto, poi non vi offendete, non vi pigliate collera, io devo dire perché consiglio, giusto? Quindi ci metto la mia faccia. Se dico che una cosa è buona, se no, desisto.
Il migliore pesto che trovate da Eurospin è questo qua. Sempre, ripeto, sottolineo in base al mio gusto. Questo qua, vedete? Ah, come soffro. Questo viene da Savona. È anche uno stabilimento molto famoso. Comunque, pesto alla genovese con basilico, genovese DOP, senza aglio. E qualche genovese dirà no, il pesto DOP si fa con l'agliante. Dimmi quello che vuoi tu, però l'aglio rimane sullo stomaco. Come? È meglio che non parlo. A me piace questo perché è più delicato, è sapido, ma non è troppo salato. Insomma, buono. Mi raccomando, pure questo qua, anche se non c'è scritto, conservatelo in frigorifero. Magari nella parte bassa del frigorifero. Perché siccome sta facendo un quadro di 50 gradi centigradi, vrit, chiucut, 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 chiucut. Mettete il rindo frigorifero e state a sentire a me. Ovviamente, ovviamente, pure perché sti qua. Poi ho preso, sempre perché devo fare queste video ricette, il pesto alla mediterranea. Ma già detto che questo non è il mio preferito, però mi serve perché devo fare una video ricetta. Siccome mi sfastidiva o pesto alla mediterranea in da casa, perché ripeto, sottolineo, da casa se schiattro qua, l'ho comprato. Invece questo è uno dei miei preferiti ed è il pesto di noci. Buono, 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 buono. Poi, sempre in tema di sughi, di paste e di sarze, ho preso la salsa di pomodoro ciliegino, se non erro adesso la trovate in offerta 99 centesimi, no, 89, 79, 55, non mi ricordo, comunque dopo vi dico i prezzi perché ho lo scontrino. Salsa di pomodoro ciliegino, prodotto italiano e anche l'azienda è italiana. Se non l'avete mai provato, provateli, questi sono buoni, soprattutto se magari amate utilizzare una salsa in velocità per una determinata pietanza, non avete tempo di mettervi ai fornelli e cucinare e sugo, sardo e tutto questi cose qua, tenete magari in dispensa una barra due bottiglie di questa salsa di ciliegino e, come dico sempre, sparagnate e comparite. Poi, sempre per una video ricetta e anche per consigliarlo, per riconsigliarlo, sì, che già ve ne ho parlato buon'anima, ho ripreso della linea Le Nostre Stelle i peperoncini piccanti in olio extravergine d'oliva italiana al 40%. Ovviamente i peperoncini sono italiani e l'azienda è italiana, infatti vengono da Cerignola. Sono questi qua. Se non l'avete mai provati, provateli perché sono la fine del mondo. Aspettate. E uno dirà, ma perché i peperoncini non te li fai freschi in casa? Ma tu che ne hai fatto tu? È uscita un'altra novità della linea Le Nostre Stelle ed è questa, sugo con melanzane e pesce spada, 190 grammi di bontà. Ne ho prese due confezioni perché a gente si ha già fa pasta, ma uno bucaccio no, perché a me la pasta tutta secca, né un pezzo di sarzuno, ma il sugo deve essere il condimento, deve essere giusto, né troppo poco perché sennò la pasta scaurata, e né troppo assai altrimenti diventa un boattone, un no. Quindi, ma su di sé, ma comunque ho preso due boccacci, come si dice a Napoli. Vi dico dentro che cosa c'è. Polpa di pomodoro al 50%, melanzana al 20%, pesce spada al 15%, cipolla, olio extravergine d'oliva, vino bianco, olio di semi di girasole, sale, zucchero, miscela di spezie, erbe aromatiche, aromi, correttore di acidità, ossia l'acido citrico, origine del pomodoro, Italia. Ma non lo so come sarà, lo proverà e vi farà sapere. Pesce fritto e baccalà. Eh sì, la gente già sono due confezioni. Poi della linea Fiorni di Natura ho preso i fusilli freschi di farina di piselli, perché a me queste paste a base di legumi mi piacciono tantissimo. Come li preparo? Semplicemente li scaldo, li scolo belli al dente, bel
Calluso, calluso, non faccio da passamollo, se piacete, mamma mia. Comunque la maggior parte delle persone cucina passamollo. Ma perché faccio da passamollo? Proprio vi volete condannare. Voi e pure quelle che devono mangiare con voi. Piacere, a pasta, facciate la tosto, grazie, che la vita già è molla. Se fate pure la pasta tosta, molla. È finito. Qualcuno mi ha interrotto. La Calabria ha dei cibi squisiti, prelibati. La Calabria è la Calabria. Io ne sento parlare troppo poco per la qualità delle persone, per la qualità del cibo, per la qualità del mare. Insomma, se ne parla troppo poco della Calabria. Perché? 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 Mi hanno abbandonato la Calabria. Come soffro. Veramente hanno abbandonato tutto quanto. Ovunque, qualsiasi posto guidato, non si capisce niente. Però ci stanno posti proprio più guaiati di lato. La Calabria me l'hanno abbandonata. Perché? Perché? Comunque. Sappiate, calabresi, che io sono con voi, io sono con tutti, però i calabresi, per l'affetto, io ci sono cresciuta nell'infanzia estive nella Calabria e quindi fa parte del mio cuore. Comunque, dopo questa parte aperta del cuore raccontato, andiamo avanti. Lasciamo perdere. Poi ho ripreso le mie amatissime prugne denocciolate. In passato ve ne ho già fatta una capa tanto quanto in un pallone. Allora sono 500 grammi di prugne. Qualcuno dirà: ma che ci devi fare con mezzo chilo di prugnanti? E io dirò: ma tu che devi fare tu? Quando qualcuno fa una domanda e voi non volete rispondere, voi la tariscerà così: ma tu che devi fare tu? E la gente non ve lo chiede più. State a sentire a me. Andate a vedere la lista ingredienti, c'è scritto prugne secche al 90%, acqua e poi c'è il conservante, perché senza un conservante come si mantengono i prugni senza niente, eh? E ho detto tutto. Sono troppo saporito, troppo, 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 troppo saporito. Questo è qua, vedete? Faccio leggere anche la lista. Questa è la lista ingredienti, sacci perché io dico una tavola così, andiamo bene. Soffro. Se non l'avete mai provato, provatele. E uno dice: ah, ma tu come? Poi non parliamo da un altro video perché mo tengo il cervello leggermente attaccato. Poi trovate adesso in offerta la crema alle nocciole e cacao con granella di biscotto al cacao. La trovate in offerta e uno dirà: ma perché prendi tutti questi bucacci? Perché ho paura che finiscono e li metto tutti nella dispensa. Una dispensa piena di granellanti di cioccolanti. Perché chi è catto per fare i dolci? Ma questo qua, ma come volete fare dolci? Non esiste proprio. E quindi zero con zero. Poi vi ricordate nell'ultimo svuota la spesa Eurospin che sono usciti tanti prodotti vegani e vegetariani? Bene, tra questi prodotti io ho preso i burger, questi qua, ve li ricordate? Ebbene, li ho preparati in padella senza olio e senza niente. Sembra di mangiare carne, sono letteralmente buonissimi. Io non mangio mai mangiate, pur sti cosi le ho sempre accattate perché a me piace comprare questi, a me piace comprare in generale, ma le cose più sono particolari e più mi piace ricattare. Sono la fine del mondo, buonissimi. Aspettate che adesso chiedo anche al mago di Milano, ve lo faccio sentire in differita. Amo, è vero che questi qua sono buonissimi? E sapevano come se fosse un hamburger di carne vera? E hai la voce perché Sì, sono sempre carne. sì, è vero. Perché nella padella fatta senza, diciamo, senza l'aggiunta di olio, sapeva come se fosse carne fatta alla brace, ovvero mo? Buonissimi, tant'è vero che agilità rossano, rossano giusto in più. Nel reparto dove mettono i prodotti nuovi e in edizione limitata ha già trovato un pack. Si vede che qualcuno ha ascoltato le mie preghiere. E quindi eccoli i burganti. Se li trovate, prendeteli perché sono letteralmente buonissimi. Poi è uscita un'altra novità, ma già da un po' di tempo, solo che non l'ho pigliato. Due tipi di caramelle della linea Dolciando, sono entrambe le linee senza zucchero. Io ho preso le caramelle alla melissa limoncella senza zuccherante, queste qua sono caramelle alle erbe con estratto di melissa con edulcoranti senza zucchero. Mi raccomando, gli edulcoranti sempre come vi ho già detto in precedenza, una volta ogni morto i papà.
Quindi queste caramelle dureranno fino all'anno prossimo. Ma io le dovevo provare, perché io devo provare. Poi ho preso, abbiamo quasi finito, già faccio più proprio su video e non parto. Salviette e bevi detergenti, queste qui non mi piacciono. Perché cazzo, come da rispondere, vediamo se vado in barattolo, quindi poi hai fatto tu. Scherzo. Le prendo per togliere il grosso, sostanzialmente. Però un faccio, no. Poi ho preso i sacchetti gelo, quelli grandi, la pellicola frigo e microonde, doppio uso, larghezza 2,90 m con ferma rotolo, questa qua. Poi ho bisogno della ricarica per il sapone liquido delle mani. Io ho preso la ricarica sapone liquido con olio di argan ed estratto di avena. Questo qua. Allora, la confezione è da 2 litri e il profumo è molto delicato. Mi piace. È molto delicato, sa di argans. Assomiglia tantissimo al sapone per le mani a base di argan, ovviamente. Di Dermomed. Questa è stata tutta la mia spesa. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi lasciato un sorriso, di avervi ispirato in qualche modo. Anche per esempio, e ho detto tutto. E adesso vi dico i prezzi. Prima di dirvi che ci vediamo, vi dico velocemente i prezzi. Guardate qua. Allora, i broccoli a rosette 1,39, bonbon gelato 1,79, il gelato al biscotto senza glutine 2,29, salsa ciliegina 89 centesimi, latte intero bio 1,19, fusilli pisellanti 99 centesimi, tozzapane 1,69, bruschette 2,99, ricarica per il sapone 1,89, sugo al pesce a spada 1,39, lo yogurt con gli anelli di cioccolato 55 centesimi, i burger di soia 2,49, sacchetti gelo 99 centesimi, la pellicola 79, il sangiovese, il bricchetto 1,29, le brioche 1,39, cavolfiore 1,59, fagiolini 99 centesimi, spumante 1,19, le modulon. No, aspettate, l'olio di girasole 1,39, le madeleine 1,59, la birra con la tequila 99 centesimi, la stracciatella 1,99, i frollini 1,49, yogurt con i confetti 59, le salviettine 1,79, latte intero 1,19, la ricotta salata 1,80, il caciocavallo 1,19, le focaccine 1,49, asiago 2,49, i sughi assortiti 1,29 l'uno, le polpe di frutta 39 centesimi, le prugne denocciolate 2,99, pesto genovese 1,69, sugo fresco al pesto 1,09, crema di nocciole 1,39, caramelle alle erbe 1,29 e i peperoncini 1,49 di bontà e ceffritte e baccalà. Come sempre vi ricordo che mi trovate anche su Instagram col nick madensud, lì vi accoglierò, vi accolgo come vi accolgo anche qua, e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre un bacio, un abbraccio e un tarallino dalla vostra eurospinante di fiducia.